questa a voi, alla città dell'Aquila, e se è possibile essere utile per accelerare, per promuovere più solerzia tutti i lavori di ricostruzione, prima ancora i finanziamenti che sono necessari a questi lavori. Questo è l'unico senso della mia presenza, non intendo insegnare assolutamente nulla a nessuno, anche se certamente quando ho fatto il primo mandato di sindaco proprio in quella piccola città, che certamente non è meno fragile, meno delicata della vostra, forse qualcosa mi ha aiutato a capire come vanno le cose in questo paese e come dovrebbero andare. Brevemente sul tema generale, bellezza di per sé il termine non significa assolutamente nulla, tanto per essere brigativo. Ogni linguaggio usa questo termine secondo significati diversi, ma nei nostri idiomi è strettamente connesso a quel valore di integrità che prima il vescovo diceva, ma io aggiungerei anche funzionalità. Bello è ciò che sta in piedi, è in forma, è ben costruito, in cui tutte le sue parti si connettono in modo da formare un punto. Nei nostri idiomi questo è un significato, non un significato contemplativo. Il bello non è qualcosa che si contempla, il bello è qualcosa che si vive. Non è un monumento che si vede, ma è un'architettura che si percorre, che si usa. Questi sono gli accenti fondamentali che nei nostri termini, a partire dal greco calon, al ulter latino, al nostro bello, schön, eccetera, eccetera. Tutti sono, c'è anche certamente il godimento estetico, per così dire. Certo, c'è anche quello. Ma non è mai separato né separabile rispetto appunto alla percezione della sua integrità e funzionalità. Essenziale perciò. Qualunque recupero contemplativo non funziona, non serve. Non è il recupero del monumento punto. Il problema fondamentale del recupero è quello, quando c'è un monumento che viene recuperato, restaurato, non soltanto il buon amministratore, ma anche il buon sovrintendente, eccetera, si interroga il buon storico dell'area, si deve interrogare e si riusa come. Perché nessun monumento è stato fatto per essere contemplato, nessuna chiesa è stata fatta per che sia visitata dai turisti. È chiaro? Poi c'è ancora il turismo, ma nessuna chiesa è stata fatta per i turisti, nessun monumento è stato fatto per essere contemplato. Quindi, quando io restauro un monumento, se voglio davvero averne memoria, farne memoria, il tema del suo riuso è materialismo, è fondamentale, perché bello significa quello che ho detto. Bello non è qualcosa che sta lì di fronte, è qualcosa che io entro, penso, vivo, percorro, agisco. E così ho affrontato ogni problema di recupero. Per un momento, sempre fermo restando il concetto del riuso, per un monumento può valere il dovere a me. Mi si brucia la Fenice. Premetto, io ho cercato finalmente di convincere i miei Cibes che forse era una buona occasione per fare un nuovo grande teatro. Ma sono stato praticamente impalato immediatamente e ho cessato di predicare, perché ci sono delle prediche inutili, perché tu incontri senza nessuna intervista, nessuna supponenza incontri, perché non vi è una sintonia, puoi essere più indietro, puoi essere più avanti, ma non sai dove devi essere, nel tuo presente. Secondo me, il teatro che, detto tra di noi, è stato completamente rifatto negli anni 30, perché il 700 non c'era neanche un chiodo, ma allora, no, è così, è ora.
fare una nuova grande architettura, secondo me era più funzionale a Venezia. Voi vedete quella di Venezia, ma è uguale a qualsiasi città italiana. Alcune sono più omogenee, altre meno. Praticamente nella stessa epoca bruciano Palazzo Ducale e decidono, forse saggiamente, di rifarlo secondo un linguaggio gotico, avrebbero detto i nostri umanisti, no? E praticamente contemporaneamente fanno di fronte un monumento che è l'opposto di Palazzo Ducale. Guardate, la gente che è bella questa San Marco, lì sono due monumenti che fanno appunto, consapevolmente. E se no, tu parli ancora questo linguaggio barbaro, gotico, io sono solo che faccio, vedo io come bisogna fare la architettura. Era una guerra tra Settondo e Patriziato veneziano. Le nostre città sono conflitto, sono contraddizione, altro che bello da contemplare. È bello ricordare anche la lotta politica nelle nostre città. Io facevo il palazzo gotico e di fronte il mio avversario politico faceva il palazzo romano. Io facevo la chiesa del tardo gotico e l'altro, il patrizio, si chiamava Pallario, diceva qua Pallario. Lotta. Le nostre città sono lotta, conflitto. Questo è il bello. Quindi nessun irenismo, che bello. Il bello, no? Perché faccio questo discorso? Per dire che mentre il monumento, poi anche il vento di dire dov'era com'era, si incontra una sensibilità diffusa che dice no, non è possibile, non sopporto questa ferita. Se mi è capitato improvviso, un terremoto, un incendio, ero troppo affezionato a quella cosa, a quel palazzo, a quella chiesa, a quel monumento, e lo capisco. Ma la città non può essere dov'era. Perfettamente assurdo. E mi pare che questo fosse il senso, se volete, filosofico del discorso dell'assessore. Bisogna riprogettare, bisogna farla, bisogna ricordare la città che c'era, certo. Ma la memoria deve essere una memoria attiva. La nostra memoria non funziona come un armadio di cassettini, dicevo un grande filosofo, io prendo fuori questo cassettino, quest'altro cassettino. La memoria è attiva. La mia memoria serve al mio futuro. Ricordo ciò che sento a volte inconsapevolmente, ma che avverto, sento a volte inconsapevolmente, che è vitale per il mio domani. Quello è il ricordo, quello memorizzo. Il computer memorizza tutto, non il nostro cervello. Il computer può ficcare dentro tutto, sono tante caselline, ma il mio cervello funziona selettivamente e ricordo e ho memoria di ciò che avverto mi fa vivere domani. Voler memorizzare tutto, voler conservare tutto come era dov'era, significa non conservare niente e non ricordare niente. La memoria è memoria attiva, la memoria è memoria immaginativa. Ricordo l'Aquila e nel momento stesso che la ricordo e mi è cara e la amo, immagino come sarà e cerco di costruire l'Aquila che sarà. Guardate, è fondamentale questo, perché questo, soltanto sulla base di questa idea, posso dire e posso affermare, posso promuovere una ricostruzione della città che parte dai cittadini. Civitas non è monumenti, case, edifici, mattoni. Civitas è fatta dai cives. Civitas è un nome derivato da civis, il nome fondamentale, radicale è civis, da cui civitas, con la desinenza. Vuol dire qualcosa, noi siamo eredi di questa cultura, non tutte le culture la pensano così, ma la nostra cultura nasce da questa idea fondamentale, che sono i cittadini a fare le città, che sono i cittadini con la loro vita a fare le città. Tutti i cittadini, questo è fondamentale. Allora, i cittadini ricordano la loro arte, sì. Che cosa ricordano di quest'arte? Che cosa è fermo della loro memoria?
pensando al suo uso, pensando appunto alle nuove funzioni della città, eccetera, eccetera. E ciò che non rientra in questo, è quello che venga eliminato. Molto semplicemente. Le città sono vissute così. Le grandi trasformazioni urbane sono state questo. Le città vivono così, vivono per la memoria dei loro cittadini. Perché le amano, le ricordano, ma le ricordano attivamente, le ricordano per immaginare. Mi pareva che l'assessore andasse in questa direzione, mi sembra. Cioè, invitando tutti insieme a ragionare su questa prospettiva. In questa prospettiva. Allora, le funzioni, certo. Antonini parlava del turismo, certo. Non sono in contraddizione, sono durante una vita a cercare di spiegare che non c'è nessuna contraddizione tra, in una città appunto di questo tipo, tra vocazione turistica, promozione della vocazione turistica, che non significa soltanto più alberghi o ristoranti, significa tutta una filiera che è anche culturale, di promozione culturale, di manifestazioni culturali di alto livello, eccetera, eccetera, che il turismo ormai lo fai così, cioè come non lo fai nel nostro paese, no? Come esattamente non lo fai nel nostro paese, perché infatti siamo da prima arrivati ormai quinti, pur avendo patrimoni incomparabili rispetto ad altri paesi europei, ma siamo superati dalla Spagna, dalla Francia, eccetera. Quindi turismo fatto bene, ma che contraddizione c'è con l'università e la ricerca? Sono due vocazioni assolutamente complementari con una città come questa. Quindi bisogna immaginare la ricostruzione dell'Aquila secondo queste due funzioni, certamente. Queste due funzioni sono assolutamente prioritarie. E quindi cercando i luoghi adatti, il restauro di determinati edifici in funzione di questi reclusi. E poi io credo, non so se l'assessore è d'accordo, che occorra nella, si parte da uno o dall'altro, si parte insieme. Ci sarà pure, sicuramente c'è, no? Un master plan. Ma deve essere un punto elastico, magari. Nell'ambito di questo plan, e stavo aggiungendo, che deve essere comunque molto elastico, non credo a Messier il programmatore, non credo ai piani quinquennali, non credo al politico chi per lui che governa operazioni di ricostruzione così complesse, credo a dei piani di indirizzo estremamente elastici, in cui ci siano diversi soggetti attuatori, perché quello che restava il grande monumento, dov'era, com'era, non può essere lo stesso soggetto attuatore che restaura un comparto edilizio magari anche vincolato, nessuna di qualità normale, non può essere. Non ci può essere il soggetto che pianifica, programma, restaura tutto. Non è così, non è civitas. Sarebbe il politico e poi Cives. Invece io credo che questa operazione di restauro, che avranno tempi sicuramente lunghi, devono partire proprio dalla promozione dell'iniziativa anche privata, dal sostegno dell'iniziativa privata. Facciamo l'esempio che riguarda la mia città. Qualche cosa di buono si è fatto, intanto che c'è una legge speciale per Venezia che metà delle risorse le affidava attraverso una regia molto soft del comune al privato per il restauro e la manutenzione dei suoi edifici comparto per comparto, e lì ha funzionato, e lì ci sono state tante opere di restauro e di manutenzione del tessuto urbano, non soltanto del monumento qua e là all'interno del tessuto urbano. Quindi
Quindi credo che sia una strategia giusta da seguire, quella di promuovere l'iniziativa privata, di promuovere il restauro fatto dai privati. Certamente con forme di controllo, ma non forme di controllo di carattere burocratico, amministrativo, ossessivo, bloccante, frustrante. All'interno di un disegno generale, queste sono le risorse e fate, organizzatevi voi. Cioè, una cosa, ripeto, il grande monumento o l'edificio importante o la chiesa, altra cosa è l'edilizia della città, ma la città, la bellezza della città è forma urbis, non è la sommatoria dei suoi monumenti. Quindi credo che diversi devono essere soggetti attuatori, ma che va dato largo spazio all'iniziativa privata e quindi che nei finanziamenti ci devono essere tanti soldi per i privati perché facciano loro quanto. Questa è anche la mia filosofia federalistica, tutto ciò che si può fare dal basso, l'ha fatto dal basso e soltanto in alto ciò che il privato, il comune, l'individuo non può fare. E il pubblico concerta un'operazione di regia, di concertazione, non di direzione burocratica, perché questo blocca l'iniziativa dei Cives e la Civitas nasce soltanto dall'iniziativa dei Cives. E alcune cose, alcune direttive, oltre a quelle che si diceva delle grandi funzioni per il riuso, io penso, assessore, che dovrebbero essere sempre in concertazione con le sovrintendenze, con tutto quello che volete, ma dovrebbero essere che possono essere immediatamente avviate, perché l'Aquila, ora, il disastro che c'è stato, il dibattito che ne è seguito a tutti i livelli e così via, è ancora fortemente attrattiva. Cioè la comunità nazionale, internazionale, segue queste vicende, non è assente da queste vicende. Certo, bisogna promuovere l'attenzione, bisogna promuoverla sempre di più, ma questa esiste. E allora, creare in alcune aree del centro, fin d'ora, non so se sia possibile, ma io penso di sì da quello che ho visto. Cioè, riattivare per esempio il corso e reinserire nel corso alcune attività commerciali di specifiche. Da lì la rinascita del centro, perché il centro, il turismo eccetera, è in tutti i paesi e in tutte le città, lo sappiamo, i centri storici di questo genere sono inevitabilmente sempre più centri di carattere turistico commerciale, no? Né a Venezia né a L'Aquila potremmo inserire la city economico finanziaria, è assurdo inserire queste finalità di questo genere. Questi centri storici sono centri turistici, commerciali e di ricerca universitaria, di cultura, eccetera, eccetera. Questa è la loro evidente vocazione oggi, a differenza magari di secoli fa. E allora, promuovere proprio come una delle priorità la riapertura di alcune attività commerciali di un certo tipo, eccetera, caratteristiche di questa regione, di quest'area. Io credo che sia una cosa che si potrebbe fare, ecco, si potrebbe ragionare e si potrebbe andare in questa direzione, questa potrebbe essere una delle priorità. Ecco, queste sono un po' le cose che mi sentivo di dire, insomma. Cioè, insistere sulla priorità nell'affrontare un dramma di questo genere, un problema di così colossale per un centro storico di questa importanza, se non hai l'assessore, se non hai i cittadini attivi che non assistono a vedere quello che decide il comune, la sovrintendenza eccetera eccetera, ma attivi a cui dai fare questo, è vostra responsabilità. Questo secondo me è il concetto fondamentale. Secondo, siccome qui non hai il problema del recupero di un monumento, ma di una città, forma urbis, questa forma urbis
può essere soltanto, come tu hai detto giustamente, appunto reimmaginata e reinventata, sì, ma attraverso molti soggetti attuatori, non c'è alcun dubbio. Bisogna anche che i cittadini, come dire, siano consapevoli, perché a volte questa tendenza un po' inerziale esiste, ne so qualcosa, di aspettare, no? Cioè, no, attivatevi, responsabilizzatevi, qui su queste questioni specifiche che potete fare voi, ci siamo e concertiamo, ma i soggetti attuatori siete voi, mentre per altre questioni, se si tratta del recupero della città, eccetera, è evidente che non, perché devono essere altri soggetti attuatori. Questa molteplicità di soggetti attuatori che concertano tra di loro e che la cittadinanza capisce che non sono degli individui slegati, magari anche in conflitto tra di loro, ma che sono veramente, come dire, una sinfonia, e dà un'enorme fiducia, moltiplica le energie, moltiplica le risorse per affrontare un dramma di questo genere, che sarà comunque lungo, faticoso, non c'è dubbio. Ultima battuta, ma qua da sé è chiaro che un fatto di questo genere deve diventare un fatto nazionale ed europeo. Ma voglio dire, è talmente evidente, come fa? Io sono per la continuità della responsabilità amministrativa e quindi non mi importa niente se una cosa la fa un governo o un altro governo, no? Se io succedo un governo sono responsabile anche di quello che ha fatto il governo precedente. Il gioco dello scaricabarile è il più odioso di cui questo paese è capace, no? Allora, qui c'è stato un governo che ha lanciato il governo dell'acqua su scala internazionale. È possibile che ora possa essere derubricato? Sarebbe scandaloso. Qualunque sia il governo deve assumere fino in fondo quella responsabilità. È un fatto nazionale ed europeo, è internazionale. Siano assolutamente chiare ed è evidente che su questo l'unità all'interno della comunità dell'Aquila sarà ovviamente totale, mentre sulle altre questioni vale la pena magari discutere un po'. Vi ringrazio. Si vota la